Non saranno sufficienti a migliorare la situazione di criticità della Polizia Municipale le nuove assunzioni previste. Del concorso intanto annunciato già per i mesi di aprile e maggio attualmente non c'è ancora traccia. Giugno è il nuovo mese indicato anche a seguito dell'ultimo tavolo riunitosi in prefettura a Salerno per l'ordine e la sicurezza pubblica. 45 assunzioni part-time previste a fronte dei circa 25 agenti di polizia che nel prossimo anno andranno in pensione. Non a tempo pieno dunque, quindi assunzioni come detto che non riusciranno a migliorare i problemi di carenza di organico del corpo. Fronte anche delle molteplici attività da svolgere quotidianamente, attività che si svolgono sulle strade cittadine dalle 7 alla mezzanotte, tantissimi compiti da espletare, dagli incidenti stradali al controllo sui minori e TSO fino all'ambulantato e quindi ai controlli sul lungomare cittadino tra le zone maggiormente attenzionate in città anche per le frequentazioni da parte di senza fissa dimora ed extracomunitari. Le difficoltà ci sono in relazione all'organico e in relazione alle risorse. Ma io direi in relazione soprattutto a una miriade di mansioni, di incombenze che noi abbiamo praticamente, perché noi cominciamo dal rilievo di incidenti stradali che in maniera ricorrente noi in media rileviamo all'anno circa 700 incidenti stradali. Poi abbiamo l'edilizia, sequestri di cantieri, sequestri di manufatti abusivi e quant'altro. L'annonario, l'ambulantato, parecchie risorse noi le impieghiamo sui viali della lungomare. Quindi quelle risorse là li potremmo semmai impegnarle per altri compiti di istituto. L'ambiente, il decoro urbano, un'altra mansione che abbiamo, un'altra materia grossa a cui noi dobbiamo assolvere, maltrattamento degli animali, altra ancora materia che compete alla polizia locale, lo sgombro delle abitazioni, quindi anche questo è un'altra materia ancora, compreso i senza fissa dimora, quindi i clochard, altro problema importantissimo. Poi abbiamo tutti gli eventi sportivi. Diciamo che noi abbiamo una media di 4-5 pattuglie, grosso modo 6 pattuglie di mattina, di pomeriggio meno, mentre fino a mezzanotte dalle 18 alle 24 abbiamo 3-4 pattuglie. Mi auguro che il concorso sicuramente dovrebbe uscire a momenti, a giorni, presumo. Ma allora il fattore è questo, io perciò dico sempre che la cittadinanza ci deve aiutare. Se non c'è senso di responsabilità, noi sul campo potremmo mettere anche altri 100 operatori di polizia municipale, ma se ogni strada poi reclamano la nostra presenza, perché semmai c'è la persona che mette l'auto in terza fila, in seconda fila, all'incrocio, occupandosi mai abusivamente lo stallo per disabile e quant'altro, no, noi non possiamo essere presenti ogni 50 metri, è impossibile.